Eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su The Legend of Dragoon. Siamo qui esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta, o meglio siamo sempre qui nel sulla montagna qui al nevaio coso. Ok. E dobbiamo andare alla torre, quella di non mi ricordo come caspita si chiama, ma abbiamo affrontato il Wendigo nello scorso episodio. È stata una battaglia bella tostarella. Sì, sto tornando un secondo indietro perché voglio prendermi degli oggetti qui dai Mercounty. Che almeno così compro qualche cura. Allora, recupera tutti. Ok, non abbiamo magie. Ok, andiamo avanti. Io adesso qua salvo che ho tutto, ho preso qualche cura in più. Nevaio di Kazuha, ecco com'è che si chiama, al nevaio di Kazuha siamo. E a breve avremo il primo scontro di giornata. Eccolo qua. Il che è un bene, perché almeno così ci alleniamo un po'. Dobbiamo andare a fermare Lloyd. Vedi signora. Allora, in vostra assenza ho messo una nuova dotazione a Dart e dei nuovi come si chiamano, i nuovi pugni ad Ashel che abbiamo ottenuto con la vittoria sul Wendigo. Diciamo che non è proprio il massimo della cosa, ma... Però li abbiamo potenziati un po' tutti i loro attacchi. Ok. Dart, vai sì. Eccoci qua. Buono, very good. È da maxare colpo lunare. Perché in quanto a danno toglie, per essere a livello 1.
Guardate. Questa è la torre di Flandvel. Sono le rovine dove era nascosto lo specchio lunare. È simile ad un tornado. Sembra non sia stata costruita dagli umani. No. Stando alla leggenda, era la fortezza volante degli alati durante la guerra dei draghi. A quanto ho sentito, questa cosa può volare. In passato gli alati avevano un'immensa quantità di potere magico. Quindi non sarebbe stato impossibile racchiudere tutto quel potere magico negli oggetti lunari divini. Per il popolo di Serdio, per Rezior e per la principessa Emile. No, questa è una questione di vita o di morte per tutta Endines. Questa è ancora una regione in più, una ragione in più. Dobbiamo mettere fine subito alle ambizioni di Lloyd. E siamo arrivati. Non posso portare oggetti, ok, quindi questo. Andiamo qua. Hai preso anello dello spirito. Perfect. No, di qua non si va. No, la tartarugona no, porca miseria. Io la odio la tartaruga. Vai, brava Rose, così ti voglio. Minchia però Rose. Ok, quello è andato. Colpo lunare. 81, ma perché questo è un cavolo di coso corazzato. Difenditi. Ashel. Ci metto un po' di più a ricaricarmi lo spirito, però. Ma sta tartaruga qua proprio non ci voleva. Ricarico un po' Rose con la difesa. Non fosse per Ashel che toglie un po' di più. No! Mamma mia. Evocazione divina. Oh, non è ancora morto. Ok, meno male, 57. Vai, difenditi così che ti aumenti un po' la vita. Vai, Ashel. Ok, perfetto. No, non voglio usare gli oggetti curativi qua contro questi. Quindi se mi posso difendere mi difendo.
Allora, vediamo. Vediamo qui. Qua dove si va? Ok, qua andiamo avanti. Ho ripreso l'anello del mago. A me sta cosa che lo spazio per gli equipaggiamenti è infinito, mentre per gli oggetti invece ce li abbiamo contati proprio appena. Sto andando a caso, eh. Il percorso lo sto facendo veramente a caso. Lo specchio lunare è lassù. Lo spirito di dragone del drago divino sta risuonando. Lloyd, finalmente alle corde. Io salverei qui. Non si sa mai. Ok. Andiamo. Vi ringrazio per la collaborazione. Che cosa? Sei tu. Lloyd! Eccovi! Mi sono appena impadronito dei tre oggetti lunari divini. Ora il mondo può rinascere nell'utopia sognata da me e dall'imperatore Diaz. Il mondo rinascerà. Di cosa stai parlando? Vostra maestà dovrebbe saperlo. Il piano evolutivo creato dalla volontà superiore Soa è il flusso dell'evoluzione ordito dall'albero divino. Voi umani siete solo i 106esimi del piano, mentre noi alati siamo i 107esimi. Ma quella che io desidero è la 108esima evoluzione, l'utopia creata dall'ultima specie. Per raggiungere lo scopo userò qualsiasi mezzo. Lloyd, è tutto qui quello che volevi dire? Sarà la mia spada a dire il resto. Finiamola qui. Una luce all'ammazza Draghi, porca vacca. Di 221, buono. Infierire. Perfetto, 108. Magia.
senti, non mi dire che mi ha shottato perché non ci credo. Rose. Meno male che ho preso... Tocca ancora a noi, vero? E vabbò, dai! Ma meno male che siamo ancora tutti in piedi. Vai con la brezza curativa. Sono qui. Sì, vabbò, spostati pure, no? Mancato. Sì, vabbè, grazie, se schivi così. Va buona. Vabbè, dai, ma così tanto toglie? Non è molto giusto, Lloyd, che tu togli così tanto. Prendi. Evocazione di... 221. Non so quanta vita tu abbia. Però non so se mi conviene trasformarmi in dragone avendo lui l'ammazza draghi. Forse uno alla volta sì. Ashel. 702. Sì, poi... Cioè, oh! Sì, vabbè, Rose me l'ammazzo ogni volta, 700 gli leva, porca miseria. C'è da dire che lui gioca sporco però, cioè dai, 700 errotti non me li puoi levare. Proprio no. Colpo lunare. Ok. Tocca a me. Dai, ma che palle. Lloyd, lasciatelo dire, sei un pezzo di merda. Attacca due volte, poi... Meno male che non ha attaccato... la terza volta. Cioè, ha attaccato due volte di fila, ha attaccato. Io intanto uso tutti gli oggetti curativi che ho, però minchia, sto qua... Sì, vabbè, dai, ma aspetta, ma io...
Poi sta mossa qua, cioè, toglie 700. Guarda, vanculo, non posso fare niente, perché appena me ne porto uno in vita me li ammazza, perché attacca lui con quel coso. Aspetta, no, minchia, oh, che odio, che fastidio e che odio, guarda. Oh, ok. Ma vaffanculo però, dai. Così mi fai sprecare i turni. Dai, ci manca pure che gli schiva poi. Vediamo. Questo sarà un incontro lungo, eh. Tra 163 glieli leviamo. Già sporca, vai. Centottantaquattro. Su Dart mi va ancora bene, perché comunque ho un po' più di vita. Prendi, evocazione di vita. 221. Mancato. Lo sapevo io. Cioè, gli altri non hanno mai schivato. Arriva lui e gli schiva gli attacchi, Lloyd Balordo. Adesso recupero la magia di tutti. Duecentosessantaquattro. Cinquecentosettantasei. Sì, ma questo non vedi che è ancora blu dopo tutti quegli attacchi che gli abbiamo fatto? Adesso ricarico, perché che gli voglio a vita piena almeno, perché così siamo tranquilli. Colpo lunare. 163. Perché a me spaventa fare il dragone? Proprio perché c'ha l'ammazza draghi. Perché lui ha la spada ammazza draghi, non posso rischiare. Infiorire.
Piuttosto la devo fare lunga così la cosa. Colpo lunare. 163. La sfera Genki Dama ha lanciato su Rose. Minchia. Non ho la cosa così però. Vabbè. E dai però Lloyd, però minchia, almeno non gli schivare gli attacchi però, che cacchio. Cioè sei un balordo però, a schivare gli attacchi. È un po' un a me. Tutto perché io non voglio usare il dragone, perché se uso il dragone questo mi ammazza. Cioè, avendo l'ammazza Draghi. Oddio, non è detto, però. Evocazione divina. Vai Dart. Questa sarà una battaglia bella lunga. Comunque fa le magie singole. Meno male che ho messo Rosa in difesa. Mancato, meno male, meno male. È al giallo, ottimo. Evocazione divina. Meno male che adesso è al giallo. No, 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 no. Io mi difendo con Rose perché non si sa mai. E poi attacco con loro due, che sono quelli con più vita. Evocazione divina. 2,20. Vai Dart? No? Tocca a lui? Va bene. Almeno adesso è la vita gialla, almeno. Su chi la fa? Su Dark. Ah no, su Rose. Ma non è che l'ho messa in difesa. 400. Allora, cura. Ora va bene che ci curi. La brezza curativa è sempre utile. Meno male che l'ho curata. Rose, tu non attaccherai mai. Tu starai in difesa per un po'. Vai Ashel. Mancato. E che bastardo che sei però, eh. Poi lo dici con un modo di fare.
Mancato. Grazie che sei stato mancato. Tu puoi schivare, noi no. 163. Questo attacco qua a me non piace perché toglie tantissimo. Cioè, una combo di quelli è capace di atterrare un bisonte. Ok, 221. Vai. Perfetto, 163. Curati ancora un altro po', va. Perfetto. Ah no, questa no, minchia, la magia questa di luce, io la odio tantissimo. Meno male che ho difeso Rose. Per due turni di fila tu non li devi fare. Allora, se adesso tocca a Rosa ad attaccare, faccio curare. Se tocca a Rosa. Oh. Sono le ultime brezze curative. Vedi di crepare subito, Lloyd. Ne va, fanculo. Rose è quella che perde un sacco di vita su sotto scontro. A chi? Però le sue magie sono lunghissime. Minchia. Potevo attaccare, invece mi tocca curare Rose. Ma è sempre Rose che perde, però. Cioè, io lei non la riesco mai a reggere di tanto. Oh, è rosso. Evocazione divina. Ha la vita rossa adesso. Non gli manca tanto. Vabbè dai, la magia singola. Meno male che l'ho appena curato. E dai, fatti colpire, madò.
No! Vabbè, se... Però la faccia su Dart, che è quello con più vita. Cioè, dei tre preferisco che colpisca lui. Ah no, ha colpito Rose. Però io l'ho difesa. Però 400. Più di 400 ha tolto. E adesso questo è al rosso, quindi dobbiamo attaccarlo. Vai Dart. Questa colpisce tutti e tre. Meno male che li ho appena curati. Brava Rose mancata. Tu sei quella più a rischio su ste cose. Certo che però Lloyd è stato reso troppo forte. Oh, Shelly! Yeah, meno male che sei ancora vivo. L'ultima brezza curativa. L'unico modo ecco per curare sia Rose che Ashel. Sta mossa, cavolo, Rose proprio... Mu mancato! Buono! Dai che sei al rosso, cavolo. Infierire. Adesso ghiaccio. Vai. 221 ancora. Che sta cosa?
non l'aveva più fatta. E che ca... Che caspita è sta cosa, mo? Non posso più curarmi adesso. Proprio adesso sul coso? Vai Dart. Colpo lunare. 63. Vinto. Per piacere. Perdona Lloyd. Come perdonalo? Oh, tutti al 30, 25, 26, 24. Albert, non dovresti essere di sopra. Lloyd ha ucciso Lavitz. Mi fido ciecamente di Dart. Lui saprà scegliere ciò che è giusto fare. Sono d'accordo. Lo stesso vale per me. E per me. Perché? Perché mi hai protetto? Ho ucciso tantissime persone per raggiungere il mio ideale e trovare gli oggetti lunari divini. Io ti ho usato. Anche se questo fosse vero, rimane il fatto che tu mi hai davvero salvato la vita. Inoltre, la tua morte non risolverebbe niente.
Shana è stata rapita. Cosa? Cosa avete detto? Dall'uomo chiamato Imperatore Diaz. Ci ha detto di prendere i 3 oggetti lunari divini e Lloyd e di andare a Wellbeb. L'Imperatore Diaz finalmente ha iniziato a muoversi, anche lui. Ora portiamo ciò che ha chiesto. Ma perché li ha dati a noi? Anche senza di me, la mia utopia sarà realizzata da Diaz. Ho portato a termine il mio dovere. Ora devo pagare per tutto quello che ho combinato finora. Uccidetemi e andate a Wellbeb. Dedico la mia morte alla vostra partenza. E questo cos'è? Compassione? La tua morte. Non ci ridarà. Nessuna delle tue vittime. Lloyd, voglio che tu veda la conclusione di tutto questo. Passione. È questa la molla del loro ardore. Shana è stata... capisco. Quando saremo là, potremo scoprire la verità sull'Imperatore Diaz. Chiunque sia, è una persona pericolosa. E inoltre, è stato un gesto imperdonabile prendere la nostra cara Shana in ostaggio per i suoi sogni utopici o quant'altro. Esattamente, lo batterò chiunque egli sia. Regina Teresa, dobbiamo partire alla volta di Wellbeb, ma avremo bisogno dello... Capisco, vi presterò lo specchio lunare. Forse eravamo nel torto, coccolati dalle nostre vite agitate e anche un po'... noiose. Sì, noi umani non siamo la sola specie, e tutte le specie sono state generate dal piano di Soa. È giunto il momento di ricordare l'attacco del drago divino, l'esistenza degli alati, gli oggetti lunari divini, l'utopia sognata da Lloyd e dall'Imperatore Diaz. E voi dragoni. Tutto ci sta spingendo a ricordare. È come se le cose fossero manipolate da una volontà superiore. Il destino. Anche se fosse, non mi importa. Riporterà indietro Shana, anche se si tratta di combattere il destino. Miranda, tu sei un dragone. Vai insieme a Darte. Scopri il significato della sorte assegnataci da Soa.
Posso chiederti una cosa? Sì. Perché hai salvato 2 volte Wick? Non avevi alcun motivo per farlo. Capisco. Hai preso lo specchio lunare. Hai preso il pugnale lunare. E hai preso la gemma lunare. Ok, allora torniamo giù. No! Che miseria. Che due maroni. Vai. Prendi. Evocazione divina. Yes. Gosh. 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 Colpo lunare. Ha scelto che a te, vero? Sì. Ok, meno male. Ok, molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima, ciao belli.